Alex frequentava l'unica scuola avventista del settimo giorno sulle isole Andamane e Nicobare. Queste isole si trovano nel Golfo del Bengala e fanno parte dell'India, anche se si trovano più vicino ai paesi di Myanmar e Indonesia, nell'Asia sudorientale. Alex ha dei bei ricordi di questa scuola dell'isola. Gli insegnanti di questa scuola mi piacciono perché mi insegnano con molta gentilezza. Il curriculum scolastico è basato sulla Bibbia. Vi sono solo 3 insegnanti, ma la mancanza di quantità è compensata dalla qualità dell'insegnamento. La scuola inizia con una preghiera. Poi, prima di andare alle lezioni, si racconta una storia legata alla Bibbia. E dopo il racconto, si insegna un versetto a memoria al giorno. Questa scuola ha una reputazione positiva nella comunità. Ogni genitore vuole che i propri figli abbiano successo ed è per questo che i genitori di Alex si fidano della scuola avventista per l'istruzione del figlio. Purtroppo, la scuola offre solo asilo nido e scuola materna per i bambini. Dopodiché, i genitori devono trovare altre soluzioni per l'istruzione dei propri figli. L'anno scorso avevamo 32 studenti, di questi 9 si sono diplomati. Questo significa che hanno finito la scuola materna e poi sono andati in un'altra scuola, perché non abbiamo classi superiori alla scuola dell'infanzia. Alex avrebbe dovuto iniziare a frequentare le lezioni di sabato, come tutti gli iscritti, ma grazie a quanto aveva imparato negli anni precedenti, è riuscito a difendere la sua fede davanti agli insegnanti. Ho detto che il quarto comandamento dice che dobbiamo seguire il sabato santo. Quindi devo andare al sabato perché ubbidirò a Dio. Ho detto agli insegnanti, se non ascolto il mio Signore, come potrò ascoltare voi? Quindi devo andare in chiesa. Dopo un dialogo tra gli insegnanti e i genitori di Alex, ora Alex ha il sabato libero. Anche altri studenti avventisti affrontano lo stesso problema. Alex non è l'unico. Ed è per questo che abbiamo l'opportunità, durante il trimestre, di contribuire all'espansione di questa scuola avventista che potrà avere, oltre alla scuola materna, le altre classi, superiori incluse. Per favore, pregate per il ministero della nostra chiesa nelle isole Andamane e Nicobare. Tutti i nostri membri di chiesa stanno pregando perché la scuola avventista possa avere tutte le classi di età, fino alle superiori. In modo che gli studenti avventisti possano continuare la loro istruzione qui senza nessun problema, senza difficoltà. Una parte delle vostre offerte del tredicesimo sabato, questo trimestre contribuirà alla costruzione della nuova scuola inglese avventista del settimo giorno nelle isole Andamane e Nicobare, offrendo un livello superiore di istruzione, così che più bambini possano imparare l'amore di Gesù. Grazie per il vostro sostegno con le offerte missionarie del tredicesimo sabato.